No, no, Palazzo della Prefettura, un'importante riunione in corso tra sindacalisti e ovviamente le autorità competenti per l'annosa questione del consorzio salernitano dei trasporti pubblici. Presidio permanente da parte dei lavoratori, perché 600 famiglie, 600 e oltre, rischiano il posto di lavoro e rischiano ovviamente attraverso i lavoratori la possibilità di non trovare impiego e quindi di rimanere, è proprio il caso di dire, a piedi nei prossimi mesi. Che cosa vi aspettate da questa riunione? Sicuramente speriamo che si riesca a trovare un'intesa tra il Comune, la provincia e gli enti proprietari. In effetti la nostra idea, penso sia quella di tutti quanti, di raggiungere un solo obiettivo, cioè quello di realmente di trovare un'unica azienda che riesca ad acquisire 600 dipendenti. Voi non volete un salvagente, voi volete una soluzione, questo che avete fatto emergere nei giorni scorsi. Ovviamente non vogliamo che veniamo sinceramente accorti di una nuova azienda, un'azienda solida che abbia perlomeno un fatturato al pari del CSTP, perché è importante, non vogliamo stare in effetti a lavorare per 3 mesi e poi dopo si iniziano di nuovo tutto a casa. L'azienda in liquidazione, questo momento, questa fase cuscinetto, come l'avete vissuta? Abbiamo vissuto molto, molto male, perché comunque stiamo in mezzo a una strada notte e giorno senza fare, senza prendere niente, però c'è un salvagente su questo: se gli enti proprietari metteranno 2 milioni di euro per arrivare fino a ottobre, quando c'è la causa a Napoli che abbiamo vinto per avere i soldi che ci devono dare, ci sta la possibilità di andare avanti. Cioè, noi quello che chiediamo è pure questi 2 milioni per andare avanti fino ad ottobre. Vogliamo fare pure dei sacrifici, però quello dell'azienda privata, un'unica azienda, è in secondo piano. Per adesso noi vogliamo salvare il CSTP. È brutto dirlo perché è una situazione umanamente difficile, ma voi avete individuato colpe specifiche su qualcuno, di qualcuno? Noi sinceramente crediamo che le colpe vengano suddivise, soprattutto anche noi pensiamo appunto prima alla provincia, perché non ha voluto ricapitalizzare la nostra azienda, invece ha investito soldi sull'aeroporto che, sinceramente parlando, non è che ne soffriscono tante persone. Addirittura uscì un articolo sulla Repubblica che il volo Salerno-Milano è stato utilizzato da una sola persona. Credo che noi portiamo 70.000 persone al giorno, tutta la provincia di Salerno, ed è una vergogna che non venga retribuita un'azienda che realmente ha una domanda. Signor Matteo, quali le vostre soluzioni, quali, al di là di quello che i sindacalisti sopra diranno e stanno dicendo, quale può essere la vostra soluzione? La soluzione sarebbe quella della ricapitalizzazione, ma secondo me oramai i soci proprietari si stanno defilando, e questo comunque a noi ci fa male veramente, perché questa è una società che ha più di 100 anni di vita e che è sempre stata l'orgoglio e il vanto della nostra provincia, e ci ha permesso a noi di vivere onestamente e ai nostri concittadini di viaggiare in una maniera decente. Oggi sinceramente siamo piuttosto delusi, e ci vede tutti quanti qua raggruppati in segno solamente di un atto di una volontà che ci sia da parte dei proprietari, affinché possano per il momento ricapitalizzare per questi 2 milioni che ci servono urgentemente e ci possono traghettare fino al 4 di ottobre, dove ci sarà questa benedetta sentenza, questa benedetta contabilizzazione da parte della dottoressa Caldarelli, e che ci possa così permettere di viaggiare con le nostre forze. Questo è il nostro augurio, sinceramente, che tutto questo avvenga, ed è una cosa possibilissima, perché avere un fondo per avere questi 2 milioni ci serviranno per permettere di avere un fondo per il carburante, un fondo per i pezzi di ricambi, e che ci possa permettere di aggiustare i mezzi che stanno fermi nei depositi. Noi giustamente gridiamo a viva voce per quanto riguarda gli stipendi, ma capiamo pure che in questo momento saremmo pure disposti a fare un piccolo sacrificio, ma avendo la retribuzione di maggio e giugno, come ci è stato promesso dall'assessore Napoli, con l'anticipazione dei corrispettivi sia di maggio che di giugno, che sarebbero pari a 2.800.000 euro, e che ci permetterebbero così di traghettare fino ad ottobre, perché siamo coscienti e vogliamo noi stessi, così con viva forza, continuare con CSTP.